Ciao ragazzi, oggi faccio il video che non avrei mai voluto fare. Allora, premetto che io sono sempre stato sul mio, senza andare mai a criticare consigli o video fatti da altri o dati da altri, anche se contengono una gragnuola di cazzate, perché sono uno che vive e lascia vivere. Però rispondere a un personaggino del genere che si commenta da solo, che lui stesso dice non volevo tenere questi toni. Chi cazzo sei per tenere questi toni te? Va bene, lasciamo perdere, non trascendiamo. Allora, me la faccio breve. Oggi torno da lavorare e apro YouTube e mi trovo sto video, ok? In precedenza, ieri, mi sembra, un certo Flavio F mi contatta e mi chiede: ah, ma non ho ben capito come funziona il circuito del recupero dei vapori olio, me lo puoi spiegare? E io gli ho risposto già ieri: guarda, quello è un circuito provvisorio perché dovevo andare al motoraduno del 30, la moto l'ho finita al volo, non potevo tirar giù tutto e ho fatto st'accrocchio, poi sistemerò il circuito e ci farò anche un video, ripeto, ieri. Quindi uscirtene oggi in questo modo non mi fa neanche sorridere. Allora, ve lo spiego un pochino meglio. Questo personaggio, che si sente, non ho ben capito chi pensa di essere, perché ne sa veramente poche, critica gli altri e se ne esce dicendo: ah, non, gli altri che fanno i video sulle Guzzi non capiscono un cazzo, solo io sono un genio. E lo fa proprio nel modo giusto, perché si deve commentare da sola. La persona si deve commentare da sola. Allora, critica il discorso dei due tubi che escono dalle teste e vanno al filtrino. Filtrino di AliExpress da 2 euro. Veramente l'ho pagato 10 euro. Eh? Ok, che poi verrà anche tolto. E dice: ah, ma dove cazzo andate? Fate le tirate. Allora, questa moto la tiro perché ha un motore fatto da me, che so com'è e me lo posso permettere di tirarlo. Magari non mi arrivano i pistoni nelle palle, come può succedere con quel cadavere che c'hai sotto il culo te, ok? E non mi devi dire se devo tirare o non devo tirare. Però torniamo all'olio. Allora, il circuito, dicevo, era provvisorio, lo ripeto. E lui invece dice: ragazzi, io dall'alto della mia sapienza vi dico che gli altri che fanno i video sono un branco di coglioni. Solo io ho la scienza infusa, quindi la verità assoluta è la mia. Voi dovete prendere una Y, metterci i due tubi degli sfiati teste, nell'altro ingresso ci mettete il tubo del basamento e la moto è così che deve andare. Questo volevo, questi video voglio, quelli che si commentano da soli, cioè non conosci neanche il discorso pressione del basamento. La pressione che si genera all'interno del basamento per effetto del pompaggio dei pistoni. Questo non lo conosci. Perché dici il decanter a cosa serve? Fammi ridere. Che c'è bisogno di queste cose per ridere? Cioè c'è una vita così triste? Te lo spiego a cosa serve il decanter. E così spiego anche come va fatto il circuito, visto che te non lo sai proprio. Allora, i due tubi che escono dalle teste vanno a una T e l'uscita va all'in del decanter, ok? Siccome il decanter è messo in orizzontale perché non avevo spazio, dovrò forarlo sotto, ci metterò un innesto al quale andrà collegato il tubo del ritorno in coppa, perché il decanter non fa altro che condensare i vapori dell'olio, così che possa ritornare in coppa, appunto perché condensa. Però c'è il filtro e tu ti chiederai, visto che non sai un cazzo, a cosa serve il filtro? Il filtro serve a far sfogare in esterno proprio la pressione che si genera all'interno del basamento. Perché mi contattano parecchie persone al giorno e mi chiedono consigli e tra questi molte, ok, hanno il problema del tuo circuito del cazzo. Perché collegando i tre fili insieme, la pressione dell'olio, da dove la pressione del basamento, da dove la scarica? Fammi capire. C'è gente che gli esce olio dal rinvio del contagiri, gente che gli comincia a trafilare ovunque olio. Perché? Proprio per questo. Quindi dimostri solo di non sapere una mazza. Ok? Quindi qui apro e qui chiudo. Ragazzi, scusate lo sfogo,
Ma ci tenevo, stavolta ci tenevo, anche perché merita, sto personaggio merita. E in più, niente, vi informo che il prossimo video sicuramente sarà proprio sul... non so se sarà quello o ce ne saranno altri prima. Comunque sicuramente il circuito dei vapori olio, come ho già scritto nel commento ieri, verrà aggiornato e ci farò un video sopra. Ok? Ciao a tutti da me, se mi seguite sono contento, se mi volete bene ancora meglio, di questi personaggi non ne ho bisogno. E perciò un saluto e un Ti abbraccio. Ciao ragazzi! correggo, ti correggo, non ne abbiamo bisogno, ci sono anch'io. Cioè non ti piace neanche E no. a te? Peccato, volevo andarlo a trovare, te lo volevo far conoscere. Managgia, no, no. Va bene, dai. Dai. Salutiamo anche a lui. Ciao Ciao, Pippo! ciao.